Ciao a tutti ragazzi e bentornati, eccoci di nuovo a parlare di quelle che dovrebbero essere le prossime novità 2018 che verranno presentate al Mobile World Congress. Ovviamente parliamo di rumor, di immagini rubate o quasi, ma visto che molte sembrano ormai confermate direi che si può già parlarne, ampiamente anche. Ma prima di entrare nel vivo di questo video vi ricordo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma adesso mettetevi comodi che vi racconto tutto. Il primo prodotto molto interessante che farà parte della fascia media del mercato sembra essere il nuovo Moto G6 Play, uno smartphone caratterizzato da un display da 5,7 pollici HD+, un processore quasi sicuramente Qualcomm, probabilmente 430, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. La cosa che sembra più interessante è il modulo batteria da 4000 mAh. Sempre da Motorola poi troviamo l'E5, dovrebbe essere un 5 pollici con sensore impronta posto sul retro. Si conoscono pochi dettagli di questa versione, sembra ci sia una batteria da 3000 mAh, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, mentre il processore, anche qui, potrebbe essere lo Snapdragon 430. Speriamo bene. Dovrebbe essere poi presentato anche un X5, un 18 noni da 5,9 pollici, IPS Full HD+, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili. Qua abbiamo una doppia fotocamera, una da 12 megapixel con apertura f1.8, mentre una seconda in teoria da 8 megapixel, doppia fotocamera frontale da 16+8 e una batteria da 3300 mAh, mentre il processore potrebbe essere lo Snapdragon 660, che io amo tantissimo. Samsung in sostanza ha ormai svelato tutto, dal design alle caratteristiche tecniche. Se inizialmente si parlava di un aspetto identico al precedente S8, sembra che ci sia un sostanziale restyling che a molti non piace. Speriamo almeno questo serva a migliorarne l'usabilità giornaliera. Le fotocamere saranno probabilmente il prossimo riferimento per questo 2018, mentre per avere il top dovremo perdere in portabilità, in quanto la doppia cam e i 6 GB di RAM li troveremo solo nella versione Plus. Una cosa è certa, scopriremo tutto di questi nuovi Samsung il giorno 25 febbraio. Sony probabilmente presenterà un top sottoteca finto e spento come nel 2017, aspettando che arrivi disponibile lo Snapdragon 845. È una scelta sicuramente discutibile ma sensata, così non dovranno presentare 3 top tutti uguali nello stesso anno, come succede con altri. Forse, ma dico forse, quest'anno vedremo anche dei Sony rivoluzionari con un design super innovativo e si parla addirittura anche di un top di gamma con un display 4K OLED, tecnologia che però è attualmente in mano di Samsung. Quindi credo sia davvero difficile. Tra gli eventi sicuramente più attesi di questo Mobile World Congress ovviamente non manca Huawei con il suo, anzi con i suoi, nuovi top di gamma. Infatti sembra ci siano ben 3 modelli, il P20, il P20 Plus e addirittura sembra ci sia anche una variante Pro. Non so se questi saranno presentati al Mobile World Congress perché potrebbe esserci un evento dedicato nel mese di aprile, come è successo con P8 e P9. Queste dovrebbero essere comunque in linea generale le nuove linee di top di gamma 2018 di Huawei. Da alcune foto sembra che ci siano addirittura 3 moduli fotografici che combinati tra loro permetterebbero uno zoom elevato fino a un 4 o un 5x senza perdita di qualità ovviamente, oltre ad avere una foto con risoluzione pari a 40 megapixel. Ovviamente il display sarà in 18 noni con pochissime cornici e un tasto frontale per lo sblocco, ma la vera bomba è riservata nella variante Pro, che sembra essere tutto display con una piccola isola tipo iPhone X per tutti i vari sensori. Per il processore difficilmente troveremo già il prossimo 975, ma tutto può essere. Curiosissimo di vederli ovviamente dal vivo anche questi al Mobile World Congress e dovrebbero essere presentati in teoria il 26 febbraio, ma staremo a vedere. Non manca l'appello ovviamente HDM Global che porterà il nuovo Nokia 6, un 3310 più evoluto e il Nokia 8 2018, oppure finalmente il Nokia 9. Dai rumor sembra venga mantenuto il solito 16 noni, continuando per la propria strada. Sinceramente la trovo una mossa giusta, almeno non sarà la fotocopia di altri. Il display AMOLED da 5,5 pollici, ovviamente avremo Oreo, e un processore invariato, l'835, affiancato molto probabilmente da 8 GB di RAM. Ma finalmente possiamo parlare anche di LG e in questo Mobile World Congress credo lascerà un po' delusi, o meglio, probabilmente non vedremo il nuovo G7, ma il V30 che ho già recensito qualche settimana fa, con delle migliorie soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Nulla di negativo, in quanto questo V30 resta ad oggi uno dei device più belli che ho provato e sia a livello costruttivo che di design, ragazzi, è fantastico, quindi nulla da dire, vedremo sicuramente se sarà così oppure no.
Nel Mobile World Congress di quest'anno non manca nemmeno Xiaomi, che potrebbe presentare il loro nuovo processore, il Surge S2. Inoltre ovviamente non mancherà il nuovo top di gamma, molto atteso, lo Xiaomi Mi 7. Anche qui ovviamente abbiamo un 18:9 full screen, probabilmente con due varianti, una da 5,6 pollici e una seconda variante Plus, più grande, da 6 pollici circa. E forse finalmente avremo dei pannelli OLED e non più IPS. Sicuramente il processore sarà lo Snapdragon 845, affiancato da 8 GB di RAM. Speriamo ci sia anche integrata la ricarica wireless, un modulo fotografico decente e soprattutto completo di tutte le bande. Dovrebbero essere ormai pronti anche alcuni modelli medio gamma come il Redmi Note 5 e il Mi Max 3, con un display addirittura da 7 pollici, praticamente ragazzi è un tablet, ma essendo però in 18:9 è probabile che sia meno grande dell'attuale Mi Max 2. BlackBerry porta probabilmente un'evoluzione del loro Key One, io mi auguro però una versione top, così da accontentare tutta quella fascia d'utenza amante del brand. HTC sinceramente non so cosa farà, probabilmente avrà il suo stand con tutto quello che abbiamo già visto. Ci saranno poi un sacco di produttori più piccoli come Asus e Wiko e tanti altri che scopriremo direttamente al Mobile World Congress di quest'anno. Ovviamente ragazzi sono tutti rumor, nulla di ufficiale, anche se parecchio di quello che vi ho appena raccontato gira su testate importanti, siti molto affidabili, ma tutto sarà confermato tra meno di un mese, quindi non ci resta che attendere. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, noi ci vediamo tra qualche giorno per un prossimo video, ma prima di salutarci vi chiedo di mettere un bel like se questo video vi è piaciuto e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io adesso vi saluto davvero, a presto! L'unica cosa che mi chiedo di questo Mobile World Congress, ma ci sarà davvero uno smartphone che riuscirà a sorprendermi? Ma non ne sono più convinto.